A tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Sono ASMR SLK. Nel video di oggi vi parlo dei lavoratori di ospedali in generale, infermieri, tecnici di raggi X, insomma, quei lavori principali che quando pensiamo ai lavori medici praticamente ci vengono in mente. È molto vasto, no? Questo campo dei lavoratori nella medicina è molto ampio e comprende tantissimi tipi di lavori, per cui oggi ci soffermiamo sulle infermiere, sulle persone che fanno la risposta immediata medica di emergenza e parliamo anche dei tecnici dei raggi X, delle macchine per i raggi X negli ospedali, perché ne ho conosciuti tanti in Italia, perché come sapete lavoravo alla Siemens, ho lavorato alla Siemens per circa 5 anni, prima a Milano e poi sono tornato in zona a Pescara e avevo degli ospedali in differenti città di Abruzzo e Molise, per cui conoscendoli, insomma, volevo darvi un po' di differenze tra chiaramente l'Italia e la California specificatamente, perché come sapete vivo in California, ma in generale le cose che vi dico saranno abbastanza in generale per tutti gli Stati Uniti d'America, nel senso che il modo di diventare questi lavoratori, le specializzazioni, gli studi da fare sono gli stessi praticamente quasi per tutti gli stati. Quando dico quasi intendo che ci sono piccole modifiche, perché come sapete ogni stato negli Stati Uniti d'America ha le sue leggi, come anche ogni stato ha le sue leggi differenti in Europa, come dico sempre. Però chiaramente io vivo in California, quindi vi do magari gli stipendi e i numeri della California, ok? Allora, direi che prima di iniziare possiamo tranquillamente fare il conteggio alla rovescia, far partire lo spot pubblicitario e dopodiché partiamo con il video, con queste informazioni. Vi ricordo una cosa molto importante e vi chiedo aiuto per questo, è appena uscita la nuova cover della SLK Virtual Band. Il video l'ho postato qui sulla community, adesso metterò nella descrizione di questo video anche il link del video della cover, la cover dei Maneskin Gossip, che abbiamo appena finito con un grande amico, Simone dall'Italia, che si è aggiunto alla band che canta il pezzo veramente notevole, Simone Volpin. E sarebbe un regalo grosso se potreste, anche se non vi piace il pezzo, andare a visitare, mettere un like, perché chiaramente le visualizzazioni e i like contano tantissimo per il canale YouTube. In questo caso parliamo del mio canale YouTube Music and Gaming, ok? Vi ringrazio anticipatamente. Allora, direi che possiamo far partire no, piccolo annuncio. In quel canale sto anche cominciando a registrare delle review, cioè tutti i ragazzi italiani, artisti italiani di musica, ovviamente cantanti, band, quello che volete, che hanno musica propria, potete contattarmi su Instagram. L'Instagram è ASMRSLK. Mandatemi un messaggio e ne ho avuti già due, anche di più veramente, e sto facendo delle review, quindi vi farò vedere sul mio canale Music and Gaming il video, o il sentire il pezzo, e vi darò la mia review personale, ok? Quindi chi vuole partecipare può tranquillamente mandarmi un messaggio su Instagram ASMRSLK. 10
spot. Ok ragazzi, iniziamo questo video, come vi ho detto, sui lavoratori medicali, più che altro degli ospedali. Come vi ho accennato, oggi parliamo di due posizioni, perché come sapete negli ospedali ci sono tantissime posizioni, però le due posizioni di cui vi parlo ci danno un po' un'idea, o vi danno un po' un'idea di chi sono e più o meno come si arriva anche alle altre posizioni. Le due posizioni di cui parliamo sono il raggi X, il tecnico di raggi X, che ovviamente non è il dottore, ma è la persona che vi fa i raggi. Questo in Italia e anche qui, anche se qui adesso vi dirò insomma come funziona. E poi parliamo dell'infermiere in generale, sia delle infermiere che sono in ospedale e sia delle infermiere che sono nell'ambulanza. Vedrò di trovare anche qualche altra informazione, magari mi potete fare domande nei commenti e ovviamente vi risponderò prendendo delle informazioni più particolari. Ripeto, il lavoro negli ospedali in generale nel campo medico è molto ampio, no? Ci sono dei rappresentanti fino ai dottori, eccetera, eccetera. I dottori vi darò un'idea di più o meno quanto guadagnano, anche se più o meno vi ho già accennato questa cosa dei dottori. C'è proprio un video per quanto riguarda i dottori qui in California, e a seconda della specializzazione quanto guadagnano. Comunque, in generale, i dottori non vanno da più o meno 120 mila dollari all'anno in su, anche 250, 300 mila dollari, anche mezzo milione, dipende dalla specializzazione, da chi è chirurgo, da chi non lo è. Il dottore è, diciamo così, di famiglia normalmente qui in California, specifico, perché poi negli altri stati, come sapete, ci sono delle differenze, che sono delle differenze sia a livello di tasse, eccetera. Quindi normalmente gli stipendi nel resto degli Stati Uniti sono leggermente più bassi. Però quando si parla di medie, i numeri che vi darò, che sono le medie degli Stati Uniti, vi dico sempre di un conto sono gli Stati Uniti, che è come l'Europa, e un conto sono gli Stati, che ovviamente sono come gli Stati europei, Germania, Italia, ci sono tante differenze. Allora, un dottore, insomma, dottore di famiglia è comunque intorno ai 120-150 mila dollari all'anno, ok? Queste sono le basi. Ora, invece, per quanto riguarda il tecnico dei raggi X, qui è, almeno da quello che io ricordo, o perlomeno riguardo ai miei tempi quando ero in Italia, è un po' più complicato sia fare il tecnico di radiologia e sia fare l'infermiere o infermiera in generale per arrivare a queste posizioni, e questo un po' in tutte le posizioni di lavoro. La scuola americana è ben diversa da quella italiana, cioè anche in Italia ci sono le superiori con i primi 2 anni che sono più o meno uguali per tutte le tipi di scuole, no? Classico, ragioneria, eccetera, industriali, più o meno, e poi ci sono i 3 anni di specializzazione. Qui più o meno è la stessa cosa, questo anche nell'università, però quando si sceglie la specializzazione si sceglie già più o meno il campo dove si vuole lavorare, e quindi nel campo di specializzazione, nei 3 anni di specializzazione della scuola, si devono fare degli esami particolari che vi orientano a quello che volete fare. Quindi praticamente se volete fare il tecnico di radiologia o l'infermiere o infermiera, dovete incominciare a fare determinati esami specializzati per questo lavoro che andrete a fare. Ora, specializzati non significa sulla radiologia o sull'infermeria, o insomma quello che si studia per infermieri, ma sono materie, quindi classi, no? Le scuole superiori funzionano molto più come l'università, ci sono delle classi da fare per poi poter entrare nella scuola, per esempio, di radiologia. E quindi ci sono delle materie tecniche o fisiche che vanno studiate, sono degli esami che vanno fatti, un po' come l'università, no? Ogni materia ha i suoi, ogni esame ha i suoi punteggi, e voi per arrivare alla laurea studiate un certo numero, fate un certo numero di esami, che poi sommati questi esami vi danno i punti che vi devono dare per arrivare alla laurea. Questo succede anche nelle scuole superiori qui. Per cui se volete fare il tecnico di radiologia, per esempio, dovrete fare una materia o uno o più o due esami in più del regolare per quanto riguarda la fisica, faccio un esempio. Comunque, fatti questi esami, passati questi esami nella scuola superiore o GED, che sarebbe praticamente un industriale un po' più di basso livello, che si dà qui un diploma di base. Dopodiché dovete entrare a fare l'università, nel senso che per fare il radiologo dovete fare almeno
associate degree, che qui è praticamente, sono praticamente i 2 anni di università con cui si esce con questa laurea breve, e grazie a questa laurea breve poi si può andare a fare il corso di radiologia. Questo corso di radiologia può essere usato anche come anni di università, quindi ci sono dei corsi specifici per radiologia, per cui uscite con questo associate degree, per cui non è, diciamo, obbligatorio fare l'università e poi fare il corso da radiologo, però bisogna scegliere il corso adatto. Ovviamente questi corsi, ci sono anche corsi pubblici, ma che comunque sono a pagamento, perché come sapete qui in tutta l'America in generale, ma in California specialmente, si pagano le scuole normalmente, sono tutte a pagamento, anche le elementari, l'asilo, le medie, le scuole superiori. Quindi una volta iniziati nelle scuole superiori a fare le materie specifiche per poi passare al corso di radiologia o all'università, si va avanti e si fanno questo corso. Il corso di radiologia è normalmente 2 anni, è quello che vi dà, diciamo, l'associate degree, la laurea corta praticamente. Oppure potete fare 2 anni di università, uscire con la laurea corta e fare altri corsi di radiologia che durano circa 6 mesi, che vi specializzano in questo campo. Dopodiché ci sono, mi sembra, dai 6 mesi a quasi un anno di tirocinio, che dipendono ovviamente dalla vostra esperienza, da quello che, da quanto siete bravi quando entrate, tra virgolette, al lavoro. Ora, questo tirocinio normalmente però viene fatto durante i 2 anni di corso o gli anni di università. Ed è una cosa abbastanza normale che qui in America funziona, succede per tutti i tipi di lavoro, ok? Soprattutto i tipi di lavoro in cui si entra dopo l'università o durante l'università, proprio per fare questi tirocini. Il radiologo normalmente ha uno stipendio medio, e questo, quando parlo di medio, ovviamente parlo di tutti gli Stati Uniti, di 40.000 dollari all'anno appena entra, ok? Però normalmente, subito dopo, un anno o due più, normalmente, diciamo, lo stipendio medio di un radiologo che sia in California o in un altro stato, normalmente intorno ai 60.000 dollari. Quindi 60 diviso 12 sono 5.000 dollari, meno il 20% di tasse sono 4.000 dollari al mese puliti, ok? Ora, questi 4.000 dollari al mese puliti dipendono, come vi dico sempre, dagli straordinari, dalle ore di lavoro, e negli ospedali, come nei vigili del fuoco, come vi ho detto nell'altro video, ovviamente c'è la possibilità di fare molte ore di straordinario perché c'è molta richiesta, perché gli ospedali possono avere le emergenze, quindi bisogna rimanere al lavoro, ok? Chiaramente a seconda anche della vostra disponibilità, ma quando il boss chiede, normalmente si dice di sì. No, ovviamente poi ci sono dei giorni in cui uno non può. Questo straordinario in California funziona, parlo solo della California perché, vi ripeto, in altri stati ci sono regole, in alcuni uguali, ma in altri, in molti altri, differenti dalla California. In California mi sembra che se si lavora più di 40 ore settimanali, si entra in straordinario. Quindi, alla fine, una volta passate queste 40 ore straordinario, le ore di lavoro vengono pagate una volta e mezzo. In generale, una delle differenze maggiori tra gli ospedali italiani e gli ospedali americani, questo specificatamente poi per la California, proprio per il discorso che qui le spese mediche si pagano, gli ospedali si pagano, non si pagano personalmente, le paga l'assicurazione, però proprio perché c'è questa assicurazione che tutti pagano, i prezzi degli ospedali sono molto alti, per cui un esame di raggi X che a voi costa 25 dollari, per esempio, per i denti o per una radiografia, in realtà viene pagata dall'assicurazione probabilmente un 200-250 dollari, e voi pagate solo i 25 dollari, faccio un esempio. Però questo che comporta che la qualità e il servizio è molto maggiore in generale di un po' di tutto il mondo, nel senso che gli ospedali americani sono abbastanza famosi per la tecnologia, per le macchine avanzate, per il servizio che c'è dentro, e questo ve lo posso confermare, non perché sono stato all'ospedale per fortuna, ma perché ho lavorato negli ospedali italiani per 5 anni con la Siemens. Ora, chiaramente,
cose sono un po' cambiate, spero in bene, però sta di fatto che la mia esperienza personale con gli ospedali italiani e gli ospedali dove ci lavoravo, quindi sapevo diciamo anche un po' in retroscena, e gli ospedali americani, cioè dove sono andato molto spesso a trovare amici che erano, diciamo, amici vicini che sono stati male, sono rimasto proprio scioccato dal modo di servire, di dare il servizio e di essere presenti per il paziente anche nelle emergenze. Ma vi ho detto negli altri video della polizia e dei vigili del fuoco, qui quando chiamate il 911 arrivano l'ambulanza, una macchina polizia e due camion dei vigili del fuoco pronti per qualunque cosa, quindi molto spesso due macchine della polizia, dipende da quello che è successo, però proprio perché qui sono un po' tutti pagati questi servizi dal governo, dalle assicurazioni, da altre situazioni, anche dal cittadino, nel senso che le paga con le tasse e le paga con questa assicurazione medica, ovviamente il servizio deve essere molto più, diciamo così, forte, altrimenti perché pagarli, no? E questo è un po' il senso e la guerra che c'è anche nel governo americano riguardo diciamo ai democratici, che vogliono un po' più avvicinarsi al nostro tipo di assistenza medica, diciamo, comune, mentre invece i repubblicani vogliono mantenere questa privatizzazione della situazione medica. Ovviamente, come al solito, il miglior punto è sempre il punto in mezzo, perché chiaramente certe regole evitano certe situazioni che io purtroppo ho visto in Italia succedere negli ospedali. Non parlo di medici con i pazienti, parlo di situazioni, diciamo, giri di soldi, eccetera. Quindi questa cosa della privatizzazione, da un certo punto di vista, o perlomeno le regole che ci sono, aiutano, perché devo dire che le regole, questo in generale un po' in tutta l'America, sono molto rigide qui, vengono fatte rispettare da tutti, sia dalla polizia, sia dai vigili del fuoco, sia dagli infermieri, dai dottori, veramente molto dritti. Per diventare infermiere bisogna fare delle classi nell'università, innanzitutto bisogna avere la laurea e fare determinate classi specifiche durante l'università, per, come dicevo prima, come si fa anche nella scuola superiore, per avvicinarsi a fare poi l'infermiere, cioè come dicevo prima, i ragazzi vengono spinti a decidere già dalle superiori, dagli ultimi anni delle superiori, cosa devono fare, e quindi prendere determinate classi nella scuola superiore per poter poi arrivare a farle anche nella università. E per fare infermiere la laurea corta non basta, ci vuole la laurea intera, che qui sono 4 anni, e come sapete le scuole sono diverse, sono più corte, per cui si esce un anno prima dall'università con la laurea. Chiaramente il tipo di infermiere che si vuole diventare va specificato, perché il corso viene focalizzato sul tipo di infermiere che vuoi fare. Se vuoi essere anestetista, se vuoi essere nelle ambulanze, eccetera, eccetera. Quindi, anche se diciamo la scuola di infermieri più o meno ci sono delle basi che sono per tutti, per esempio le materie per diventare infermieri da studiare nelle superiori, ci sono, devi studiare per 4 anni inglese. Devi studiare per 3 o 4 anni matematica, che deve includere ovviamente algebra e geometria, e devi studiare per da 2 a 4 anni scienze, che deve comprendere ovviamente chimica e biologia, per cui, come vi dicevo prima, deve essere obbligatorio, bisogna già avere questi esami fatti dalle università, dalle superiori. Dopodiché si passa alla università o alla scuola specifica di infermieri. Come dicevo prima, la stessa cosa per i radiologi. C'è la scuola per diventare infermieri, che è un'università praticamente, e c'è la scuola per diventare infermieri, che si fa dopo l'università, ok? Però tutte e due praticamente vi danno o una specializzazione dalla laurea che avete, la laurea che vi serve per diventare infermieri, che è una laurea completa, non è un associate, cioè non è quella di 2 anni, quella corta, è quella intera di 4 anni. Il tipo di scuola per diventare nursing, per diventare infermiere, si dice nurse, infermiere in inglese, eccolo qua, associate degree, quindi si può fare 2 o 3 anni di università.
università, però poi bisogna fare, se si fa la laurea corta, bisogna fare poi la scuola di 2 anni da infermiere. Se invece si fa il bachelor in scienze, cioè la laurea in scienze completa, sono 4 anni e praticamente usciti da questa laurea completa, che ovviamente è in scienze di nurse, di infermeria, ovviamente siete pronti per andare a fare il tirocinio per lavorare. Tutti questi lavori, e anche e soprattutto gli infermieri, iniziano con questo tirocinio che va da 6 mesi a 1 anno, in cui, soprattutto quello dei 6 mesi, non viene pagato perché venite aiutati nell'università. E fare questi, diciamo, questo anno di, diciamo, così, chiamiamolo così, di tirocinio, vi aiuta a farvi passare alcune classi, alcuni esami dell'università. Per cui, se, sì, in realtà magari non venite pagati, o venite pagati poco, proprio il minimo 10, 12, $15 a ora, però vi permette di passare 2 o 3 esami, perché magari state lavorando in un certo campo di biologia o di chimica, per cui quegli esami d'università li passate automaticamente, e quindi vi si accorcia il tempo della laurea, che è un po' quello, che è un po' quello, quella cosa particolare dell'università americana, ok? Ci sono cose del genere anche in Italia, so, però qui sono proprio molto chiare e molto normali da fare. Poi ci sono delle lauree masters, che sono per le infermiere ILM, che significano, sono le infermiere che vanno a dare soccorso fuori dell'ospedale, quindi sono in grado di fare molte più cose, anche piccole operazioni chirurgiche, piccole nel senso operazioni chirurgiche ammesse dalla legge per l'infermiera, no? Chiaramente l'infermiera può arrivare fino a un certo punto, e poi il dottore, da quel punto in poi ci vuole il dottore, però trovandosi nei campi fuori, praticamente nel campo esterno, quindi nella città, non lo so, in delle situazioni drammatiche, diciamo all'aperto, alcune infermieri sono specializzati per questo, e quindi chiaramente hanno questa laurea, questo master da fare, che sono altri, dipende da specializzazione, ma sono 1 o 2 anni in più all'università. Poi ci sono le infermiere che, diciamo così, la vocazione di fare infermiere, che vogliono fare infermiere, e possono, chiaramente manterranno un livello più basso, non sono sempre infermieri o infermiere, però sono vocazionali, sono un po', rimangono fino a quando non arrivano gli studi, non completano gli studi, rimangono a certi livelli più bassi, e questi corsi per questa vocazione praticamente durano dai 18 ai 24 mesi, e poi c'è sempre il periodo di tirocinio, e chiaramente se vuoi andare avanti, quindi guadagnare al pieno come infermiere e specializzarti in un, per esempio diventare anestetista, devi fare altri corsi per specializzarti in questa cosa e laurearti in questa situazione. Questo è un po' diciamo, come funziona. In più ci sono i militari, infermieri militari, infermieri, infermiere militari, che sono uomini e donne, anche i soldati americani. La legge della California permette military corpsmen, che sono praticamente degli esami nazionali che, quando si è militari, si possono fare per specializzarsi come infermieri, quindi far parte del corpo militare, ma del corpo militare medico. E, come ho detto anche nel video dell'esercito, sono praticamente corsi che sono corsi proprio ufficiali, quindi l'esercito li paga per voi, ma praticamente come se stesse facendo l'università. Allora, parliamo un attimino di quello che guadagnano infermieri e infermiere. Qui specifico che parliamo della California, perché lo stipendio medio è ben diverso, però in California un infermiere che ha 1 o 2 anni di esperienza guadagna $52,75 a ora. Dai 3 ai 5 anni di esperienza, $55,37 a ora. Dai 6 anni ai 9 anni di esperienza parliamo da $57,37 a ora. Più di 10 anni di esperienza siamo a $64,14 a ora. Ora, ovviamente, in queste ore dovete, insomma, a parte, vi potete fare il conto di quanto guadagnano, e gli infermieri e le infermiere non lavorano 8 ore, ne lavorano,
fanno shift da 10-12 ore al giorno, un po' come vigili del fuoco. Quindi moltiplicate questi numeri che vi ho dato per una media di 10 ore al giorno, e quindi sono praticamente, diciamo, un infermiere che appena entrato fa più o meno $500 al giorno. Chiaramente sono sempre cifre da tassare, quindi $500 al giorno meno il più o meno, che vi dico sempre, il 20%, sono $100, per cui da 500 fanno $400 al giorno, ok? In più, ovviamente, essendo infermieri e lavorando nel campo medico, hanno l'assicurazione compresa, sconti per la famiglia, quindi se sei infermiere tu non paghi niente come assicurazione medica, però la tua famiglia, quindi tuo marito e i tuoi figli, pagano fesserie come $20-$30, $40 al mese, ok? Per cui c'è un grosso vantaggio. Chiaramente parliamo del lavoro degli infermieri, non è un lavoro molto facile, come sapete, no? Queste cifre che vi ho detto a ora ovviamente variano dal tipo di specializzazione che avete nel campo di infermeria. Quindi un conto, queste cifre sono per gli infermieri, un anestetista, se siete un RIML, cioè quelli che vanno nelle ambulanze, facciano come dicevo nel video dei vigili del fuoco, gli infermieri delle ambulanze, i vigili del fuoco sono infermieri a tutti gli effetti e chiaramente fanno orari, turni lunghissimi, no? Come vi dicevo, 24 ore, poi riposo, poi 24 ore, per cui le cifre per loro ora sono leggermente più basse, ma capite bene che i guadagni sono molto più alti di quelli nostri italiani, anche considerando le tasse. Certo, il costo della vita in California è molto più alto di quello italiano, tant'è vero che per vivere a un livello di come si vive in Italia, qui devi fare un minimo di $3.000-$3.500 al mese, e poi tutto quello che fai in più, insomma, è una situazione migliore in cui si può vivere. Quindi quando si guadagna più di $5.000 al mese, si può pensare di comprare una casa. Tenete presente che una casa in California, prima di tutto, è la casa, non l'appartamento. Noi in Italia, per noi l'appartamento è la casa, qui no, la casa è la casa singola, uno o due piani col giardino, magari la piscina, eccetera. E in California una casa come la mia di 120 metri quadri, con due camere da letto, due bagni, il garage, due garage, due posti macchina, un po' di giardino, eccetera, comunque costa $800,000-$900,000, $1.000.000, dipende dalla zona, ok? Quindi stiamo parlando di grosse cifre, per cui anche se si guadagnano queste cifre mensili, il costo della vita è molto più caro di quello italiano, però a parte il costo delle case si può vivere tranquillamente anche senza spendere tutti questi soldi se si vuole. Quindi i guadagni, c'è la possibilità, come dico sempre nei miei video, di mettere molti più soldi da parte. Il senso è che se qui in California riuscite a mettere da parte $1.000 al mese, a fine anno avete $12.000 che potete salvare, tenere in banca, investire, fare quello che volete, e in Italia probabilmente invece di $1.000 riuscite a mettere €1.000, riuscite a mettere da parte con lo stipendio che guadagnate €100-200 al mese, e quindi a fine mese, scusate, a fine anno sono molti di meno di $12.000. Quindi sia se li investite sia se li volete usare, tenerli da parte, hanno un peso molto minore. Questa è un po' la differenza sostanziale tra diciamo il rapporto economico che c'è tra l'Italia e la California. Ora, come dicevo, queste cifre chiaramente dipendono da quello che state facendo, però è da dove vi trovate. Per esempio in altri stati ovviamente queste cifre sono diverse, perché il costo della vita è molto diverso. Per esempio in Alabama lo stipendio minimo dell'infermiera normale è $39.000 all'anno, per quelle dell'ambulanza è $60.000, per l'anestesista è intorno ai $100.000, Alaska siamo intorno ai 63.000, 90.000 e 115.000 per le anestetiste, e in Arizona siamo intorno ai $50.000, $78.000 per le ambulanze e 111.000 per le anestetiste. Quindi chiaramente sono comunque più alti con i nostri, però chiaramente dipende da dove si vive e dalle spese di vita che si hanno. Ok, per diventare una, come dicevo prima, una Registered Nurse, significa una nurse registrata, e ci vogliono il college di preparazione con le classi
scritto in inglese, quindi devo invertire, scusate. Quindi le classi della scuola superiore fatte, gli esami fatti in particolare per diventare infermieri, poi ci vuole, sono, che vengono chiamate classi di preparazione al college, all'università. Scegliere il tipo di scuola per gli infermieri che volete fare, quindi la specializzazione in cui volete andare, selezionare il college, che poi sono queste scuole di infermeria da scegliere per fare l'ammissione, che poi ovviamente come funziona l'università qui è che devi essere ammesso, quindi devi avere i voti buoni a scuola superiore, sennò poi non vieni ammesso, e quindi anche se vuoi pagare in questa università non vieni ammesso, quindi o devi cambiare università fino a quando non trovi una che ti prende, oppure non lo puoi fare. E poi chiaramente devi fare alla fine la licenza, un po' come gli ingegneri in Italia, no? Devono fare questo esame per iniziare a lavorare, e si chiama RN, la licenza RN, che è la licenza per in cui si diventa infermieri a tutti gli effetti professionali, e chiaramente comporta tutto quello che vi ho detto prima, no? Di fare l'internship, di fare eccetera eccetera. Poi c'è una piccola differenza sul personale che lavora nell'ambulanza, c'è l'infermiere che è l'autista e l'infermiere che sono infermiere, no? Dentro l'ambulanza sono sempre in due come minimo, normalmente molto spesso in tre perché c'è la persona che sta facendo tirocinio. Poi dipende chiaramente dalla situazione, però l'infermiere che guida è l'infermiere, diciamo così, capo, quello completo, sia guida l'ambulanza e sia l'infermiere capo praticamente. E poi c'è l'infermiere di fianco, e poi nel caso c'è uno più nuovo, qualcuno deve fare esperienza, eccetera, eccetera. Allora, prima di chiudere, vi do due informazioni sui dottori, giusto per ricordarveli. Un dottore con 1 o 2 anni di esperienza fa normalmente, come media, in California, sempre, ripeto, $138.000 all'anno. Con 3-5 anni di esperienza intorno ai $180.000 all'anno, e con 6-9 anni di esperienza fa oltre $220.000 all'anno. Poi oltre i 10 anni dipende, vanno dai $250.000-$270.000 all'anno in su, nel senso che dipende dall'ospedale, dal prestigio, se fai operazioni al cuore, insomma queste cose particolari che sapete, chirurghi famosi ovviamente, perché magari hanno fatto qualcosa di speciale, chiaramente vengono sempre più premiati. Però quello che voglio far capire è che in generale negli Stati Uniti, questo anche quando parliamo dei visti per arrivare qui, se sei un professionista ben affermato, prendere la carta verde e venire a lavorare in America è una cosa facilissima, però bisogna dimostrare con i fatti, quindi con le prove, che siete un professionista famoso, famoso nel senso che ha fatto cose importanti, perché come dico sempre, questo in tutti, non solo nella parte medica, in tutti i lavori, ingegnere, architetto, eccetera, bisogna avere le prove. Quindi quando andate a parlare con un avvocato per trasferirvi qui, faccio un esempio, se siete un personaggio famoso che ha fatto cose particolari, che avete articoli sui giornali, avete lettere di raccomandazioni, queste cose servono, perché gli Stati Uniti d'America, uno dei principi per cui acquisisce immigrati, è che se può prendere persone forti, brave, che sono veramente importanti, le prende senza problemi. Questo in tutti i campi, dalla medicina, alla meccanica, all'elettronica, alla musica, all'arte, in generale. Quindi se dimostrate di essere qualcuno veramente con, ovviamente potete entrare e diventare, prendere la carta verde e poi diventare cittadino americano molto facilmente. Questo è un principio che l'America ha sempre fatto, ed è uno dei motivi per cui in generale è sempre andata un po' bene, o comunque meglio dell'Italia e di molti paesi nel mondo, perché tende ad acquisire tutte le persone importanti, potenti, ricche, persone che creano business, per cui creano movimento di soldi, quindi danno lavoro a persone. Questa è un'idea proprio di principio, ecco, ed è un'idea di principio sull'immigrazione che volevo farvi capire, perché è veramente importante. Ragazzi, se avete altre domande scrivetele nei commenti, cercherò di darvi tutte le informazioni possibili. Vi ricordo che inizierò le review sulle musiche, i musicisti italiani. Scrivetemi su ASMR SLK su Instagram e ascolterò la vostra
che farò una review personale, sia dal punto di vista, diciamo, del mio gusto personale, sia dal punto di vista tecnico, ma tecnico non di musica, ma tecnico, anche se qualcosa posso dire, ma tecnico soprattutto su magari sull'arrangiamento, sul modo in cui avete registrato, eccetera, eccetera, ok? Devo ancora decidere su quale canale farlo, ma probabilmente lo farò su Music and Gaming, il canale Music and Gaming, il link è nella descrizione di questo video, ed è appena uscita la nostra cover di Gossip, il pezzo dei Maneskin, e come ho detto prima vi invito a andarla a vedere, a mettere un bel like che aiuta tantissimo. Ragazzi, vi saluto, grazie come sempre di essere stati qui con me. Rilassati.